può cambiare la vostra vita. E ve lo dico per esperienza personale. E chiudo dicendovi che, e chi mi sta seguendo sicuramente mi potrà confermare, io ero tanto tempo fa, grazie Simona gentilissima, salutiamo Barbara, carissima Barbara, carissimo Enzo, intanto Marco che si sono aggiunti e ne abbiamo anche un'altra, Teresa, buonasera. Io ero una ragazza, tempo fa, tanto tempo fa, molto timida, veramente, veramente timida, 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 timidissima. Quando è arrivata questa benedetta chitarra, l'ho presa in mano, abbiamo lavorato. Dolce serata, buona musica anche a te, Antonio, grazie. Vedo che il tempo effettivamente è quasi, ho già sforato di troppo, ma vi racconto questa mia chicca personale. Mi hanno regalato questa chitarra. E ho cominciato a strimpellare, a pasticciare, perché non è che dobbiamo imparare subito gli accordi anche lì, ma chi lo dice? Dobbiamo imparare a stare con la chitarra, a vivere con la chitarra, a essere un tutt'uno con la chitarra. Pensateci, prima ancora di suonare, pensateci. E quindi ho fatto amicizia con la chitarra, grande, grazie Barbara, grazie mille, sei troppo buona. E dicevo, imparate a conoscervi con la chitarra quando avete una chitarra a casa, imparate a conoscervi, imparate a parlarvi, cercate di usare, confermo, vedi Simona, brava Simona grande, tu per il lavoro che fai, questa mia amica lavora con i bambini e credo che niente di più bello che con i bambini si possa fare e penso che sia una soddisfazione proprio per questa mia carissima amica. E quindi dicevo, ho iniziato a parlare con questa chitarra, a essere, buonasera Stefania, a essere a contatto diretto, a capirci, a cercare di trovare un dialogo fra le due cose, cioè fra me e la chitarra. E poi si inizia a suonare la chitarra, ma prima c'è tutto un mondo, c'è tutta una mentalità, c'è tutto un essere un tutt'uno con la chitarra che poi ti porta a volerle ancora più bene e quindi a decidere di imparare a suonarla. E vi assicuro che è tutto di guadagnato. E io che ero una persona molto timida, che stavo spesso a casa, insomma, non avevo grandi compagnie comunque con cui uscire. La chitarra mi ha aiutato molto in questa cosa. Uno perché quando ho cominciato poi a frequentare l'oratorio, avevano bisogno comunque di una chitarrista e mi hanno letteralmente sfruttato in qualsiasi occasione, che fossero delle feste, che fossero dei campi, che fossero dei ritiri anche con altre parrocchie. Quindi suonavo, suonavo, suonavo. L'esercizio mio è stato quello di suonare sempre in continuazione. Ogni occasione era comunque buona. Non suonavo neanche più a casa, tanto quando uscivo andavo in oratorio, c'era sempre qualcosa da suonare. Poi ho cominciato e diamo anche il buonasera a Carmelo. Abbiamo cominciato a suonare io e me stessa la chitarra anche durante le messe, quindi ho suonato veramente tanto, tantissimo. E quindi i famosi calli, quel posto che ho scritto ieri sera, andatevela a leggere sui calli, che sono la cosa più terrificante che esista. E quello mi ha aiutato, è stato quello scalino, quel gradino che mi ha aiutato ad essere ciao, ciao Carmelo, carissimo, che mi ha aiutato in qualche modo a uscire un po' dal mio anonimato, se vogliamo, dal mio essere un po' così, un po' sulle mie, no? Un po' in questo senso. E lì poi sono partita e ciao, non mi ha fermato più nessuno, perché la chitarra comunque mi ha dato veramente la forza di continuare. E prima appunto con 4 canzoni, 6 canzoni, 10 canzoni, 8 canzoni, ho cominciato a suonare, suonare veramente tanto, tanto, tanto. E quindi perdonatemi se ogni tanto mi scappa un accordo che è sbagliato. E siamo umani, mannaggia, no? Quindi tutto questo per dire che
seguite il mio mini corso, se tra di voi c'è qualcuno che ci sta ancora pensando. Se non ci pensate, meglio, nel senso che se avete già le idee chiare, contattateci, contattiamoci, sentiamoci, assolutamente. Vuoi mettere suonare in gruppo? Certo, Susanna, suonare in gruppo è una festa. Suonare in gruppo è una festa, perché poi ognuno mette quel pezzettino di suo. E quindi, anche se io non sono tanto d'accordo che due chitarre suonino insieme, perché suonare la chitarra è uno stile personale. Quindi diventa anche difficile riuscire a trovare un po' la giusta, diciamo, connessione fra le due cose. Però suonare in gruppo, nel senso di una persona suona e altri intorno che fanno gruppo e che cantano, può essere assolutamente un'idea. La cosa è un po' partita così, e poi e chi mi ha fermato più? Poi sono andata e poi suonare, 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 sempre suonare, solo suonare. Cosa volete? Quando uno ama la propria passione, perché la passione non bisogna solo averla, bisogna anche amarla, bisogna saperla coltivare, e quindi anche qui formazione, studio. Formazione, studio, ma in un bel modo, vi assicuro, in un bel modo, ed è il modo più bello che ci sia. Quindi, cari miei, è giunta l'ora, perché veramente ho sforato alla grandissima, ma ci tenevo veramente tanto 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 a darvi questa mia chicca così personale, perché quando le persone si mettono in gioco, e io personalmente in questo periodo poi dell'anno e in tutto l'anno veramente c'è stato molto di me che si è messo in gioco, vi assicuro che i risultati ci sono. Quindi è stato per me un piacere e un onore potervi raccontare un pezzo della mia vita. Nulla esclude che faremo altre dirette, magari dove vi racconterò altri piccoli aneddoti, altre piccole cose mie, ma sempre tenendo in considerazione, e chiudo, questa cosa, che niente come l'imparare a suonare uno strumento musicale vi cambia la vita. Veramente, per esperienza mia, per esperienza di chi ha lavorato con me, di chi ha studiato con me, cambiate proprio, diventate un'altra persona. Lo dice esagerata, no, no, vi assicuro. Se avete una chitarra in casa, provatelo subito, se avete una chitarra in casa, pur senza saperla suonare, prendetela. Tiratela magari fuori dal fodero, se l'avete nel fodero. Non tenete le chitarre nel fodero, che poverine, soffocano. Insomma, no? Lasciatela lì, prendetela, sentitela, perché la chitarra poi è vicina. Non è come un pianoforte che, insomma, è un po' grande. La chitarra la mettete vicino, attaccata alla vostra pancia, attaccata al vostro petto, vicino al vostro cuore. Ascoltatela, sentitela, toccatela, accarezzatela. È da lì che parte tutto. È da lì che parte la conoscenza, e il voler bene e la passione per la chitarra. Parte tutto da lì.